Dopo un periodo di beta è finalmente disponibile per tutti Brawl Stars, il nuovo gioco di Supercell, gli autori di Clash Royale e Clash of Clans. Il gioco sembra essere molto diverso rispetto ai grandi classici della software house finlandese. Scopriamo insieme com'è con la nostra video recensione. Con Brawl Stars, gli sviluppatori di Clash of Clans e Clash Royale provano a sperimentare nuove strade e nuove meccaniche, buttandosi a capofitto in un progetto a metà strada fra brawler e sparatutto. Anche questo basato completamente sul multiplayer online competitivo. Brawl Stars mantiene lo stile grafico a cui lo sviluppatore è abituato negli ultimi anni, dando vita a 22 bei personaggi che vanno via via sbloccati attraverso un sistema di progressione ricco e articolato, che mantiene sempre vivo l'interesse attraverso continui premi e potenziamenti. A differenza di Clash Royale, in questo caso il giocatore ha il controllo diretto del suo personaggio, come se fosse un classico twin stick shooter. Uno stick analogico virtuale posto alla sinistra dello schermo consente di muoversi, mentre uno stick nella parte destra permette di sparare mirando manualmente o in maniera automatica, cercando di utilizzare nel modo migliore il caricatore da tre colpi a disposizione. Un ulteriore pulsante compare nel momento in cui viene caricata la special, diversa per ogni combattente e capace di infliggere gravi danni, una manovra di grande importanza che va utilizzata con attenzione e può far la differenza in molte occasioni. Visto che ogni personaggio ha caratteristiche, armi e special diverse, il bilanciamento del roster è fondamentale. Per ora ci è parso ottimo, anche se bisognerà valutare meglio sul medio-lungo periodo, con la maturazione del metagame. I protagonisti di Brawl Stars hanno il compito di sfidarsi all'interno di arene di dimensioni variabili secondo le regole di quattro differenti modalità che diventano accessibili anche queste in maniera graduale, spronando così a continuare a giocare. La prima, a raffagemme, è un 3 contro 3 interessante e dai chiari risvolti tattici, in cui due squadre hanno l'obiettivo di raccogliere il maggior numero di gemme, eventualmente dal cadavere dei nemici uccisi, per far scattare un contatore che chiude il match in favore di chi possiede tutte le pietre preziose. La seconda modalità, sopravvivenza, è invece un vero e proprio Battle Royale, giocabile in singolo o in coppia, con 10 contendenti che devono eliminarsi a vicenda in una mappa che si restringe man mano. Abbiamo poi la modalità rapina, un 3 contro 3 molto simile al classico deathmatch, in cui contano le uccisioni effettuate. E infine, una buffa variazione sul tema del calcio, Foot Brawl, in cui il proprio personaggio ha il compito di conquistare la palla e lanciarla in rete evitando che venga catturata dagli avversari. A questo set di opzioni si aggiungono eventi speciali a rotazione, che mantengono vivo l'interesse. Il tutto senza meccanismi freemium stringenti, un approccio molto simile a quello di Clash Royale, senza energia d'azione né timer, ma con la possibilità di sbloccare rapidamente i combattenti ricorrendo al denaro reale. In definitiva, Brawl Stars è davvero una bella sorpresa. È un twin stick shooter molto divertente, vario, ricco di contenuti, competitivo ovviamente, e con una progressione ben congegnata. Sarà un successo come i precedenti titoli di Supercell? Lo speriamo proprio per loro. Place. Well, you got a vest wearing cactus, grave digging bats, and a killer biker crow. Oh, and if you stop to explain, you're a goner. Okay.